Grazie, grazie Carmine. Dunque, Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, domani ore 21, Pescara-Palermo, l'arbitro è Nasca di Bari. Tra poco comincerà la seduta di rifinitura, proprio a porte chiuse qui allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, inizio ore 16. Ci sono parecchi dubbi, lo dicevi anche da studio, sia per quanto riguarda gli interpreti che per quanto concerne il sistema di gioco. Dovrebbe tornare l'antico Pillon, una sorta di 4-3-3-4-5-1 verso il forfait Ugo Campagnaro. Soliti problemi di natura muscolare, Marras squalificato, soltanto 13 punti nelle prime 11 giornate del girone di ritorno per quanto riguarda il trend del Pescara di Pillon, quindi 9 punti in meno rispetto alle prime 11 giornate di campionato. Stesso bottino di punti per quanto riguarda il Palermo, ma in 10 partite sin qui disputate dall'inizio del girone di ritorno, perché il Palermo, lo ricordiamo, ha già riposato. Palermo che avrà tante assenze, tre squalificati, Bellucci, Rajkovic, coppia di centrali di difesa, soprattutto Nestorowski in attacco. Sì, dicevamo appunto degli squalificati, Rajkovic-Bellucci, coppia di centrali di difesa, tra l'altro centrali titolari, non ci sarà Nestorowski, mancheranno anche gli infortunati Salvi, Falletti, Ciocev, campionato finito per il bulgaro, sarà recuperato però Murawski, il calciatore polacco, che però dovrebbe partire dalla panchina, condizionale quanto mai di rigore, in 4-3-1-2 il sistema di gioco che sarà adottato da Roberto Stellone, che per inciso ha scelto Pescara, ha scelto di vivere a Pescara con la sua famiglia da circa un anno, giocherà Trajkovski tra le linee alle spalle di Puskas e di Moreo, Moreo ex attaccante del Teramo stagione 2015-2016, ci sarà un ex Antonio Mazzotta, sarà preferito ad Alessami sulla fascia sinistra e poi una sorta di turnover anche per quanto riguarda il portiere, perché giocherà l'esperto Pomini in luogo di Brignoli. Per quanto riguarda invece i centrali di difesa, vabbè, scelte obbligate per Roberto Stellone, perché dovrà per forza di cose far giocare Simischi e Pirrello, un giovane del 1996 ex Livorno. Saremo a vedere quello che succederà domani nel Pescara, abbiamo già detto delle assenze, sicuramente tornerà in campo Gravion nel cuore della difesa al fianco di Scognamiglio e poi Brugman sarà restituito al suo ruolo, al ruolo che diciamo in cui si esprime meglio, quello di regista, un po' quello che era successo nel secondo tempo di Lecce. Davanti ci sono tanti dubbi, bisognerà capire tra l'altro con quale sistema di gioco intenderà giocare questa gara Beppi Pillon. Abbiamo già detto dell'arbitro Nasca di Bari. L'ultima cosa per quanto riguarda gli incidenti di Lecce, Carmine, perché è arrivata una nota proprio del presidente Sebastiani. Il presidente Sebastiani e la società tutta ribadiscono che tali atti non dovrebbero assolutamente verificarsi, soprattutto per una partita di calcio, condannandoli e ribadendo vicinanza ai sostenitori rimasti coinvolti appunto negli incidenti. È tutto dall'Adriatico Giovanni Cornacchia, la linea può tornare a te.